Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo a Pietrabondante in provincia di Isernia, 1027 metri sul livello del mare, 840 abitanti. Il paese è conosciuto per la splendida area archeologica e per il teatro sannitico. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato dai protagonisti del territorio. Si parte la parola al primo cittadino. Pietrabondante è un paesino dell'Alto Molise, nella provincia di Isernia, sorge alle pendici del Monte Caraceno. La sua costruzione in questa parte di territorio risale all'epoca del feudalesimo. Tant'è vero che dai libri e dalle testimonianze riscontriamo che ci sono state delle famiglie nobili dell'epoca. Come vedete, Pietrabondante sorge accostato a tre grossi rocce, tre grossi massi detti morge, che sono denominate: una è la morgia del castello, quella che praticamente porta anche la croce, e su questa roccia sorgeva un castello di queste famiglie della società di allora. Poi c'è l'altra morgia, le altre due morgie sono le morgie del Corvo. La peculiarità più importante di questa zona è che è stato un territorio abitato e popolato dai Sanniti nell'epoca avanti Cristo, quindi all'epoca dei Romani. L'area archeologica oggi è testimonia la presenza di un popolo che all'epoca dei Romani era ritenuto uno dei più forti del periodo. Il monumento che troviamo nella piazza principale del paese è stato voluto dal popolo di Pietrabondante dopo la Prima Guerra Mondiale. Infatti nel 1922 l'amministrazione di allora diede incarico a uno scultore, Guastalla, che pensò, visitando il posto, pensando all'epoca dei Sanniti, immaginò questo guerriero così come lo vediamo oggi. Il paese, appunto, trovandosi a 1000 metri di altezza, è circondato da boschi di conifere, e boschi di quercia, di pino, e si trova appunto a confine anche con il vicino Abruzzi, le vallate e quello che ci porta sulla zona di Campobasso e verso il mare, quindi verso Termoli. Il gonfalone del comune di Pietrabondante rappresenta tre rocce, al di sopra delle quali sono disegnate tre spighe, e poi ci sono ai piedi delle rocce le onde del mare e ci sono delle lettere stampate. Per chi è amante del risolvere i rebus si può divertire, e quello che praticamente viene riportato è l'abbondanza, che è il simbolo del grano, le pietre stanno per pietra, l'abbondanza delle pietre, e le onde, Pietrabondante, quindi risolvendo il rebus ritroviamo la parola Pietrabondante.
Sul punto più alto di Pietrabondante in provincia di Isernia è posizionata la parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta. Andiamo ad incontrare il giovane parroco appena 27enne, ma poi restate ancora con noi perché arriverà il momento della gastronomia. Sono parroco qui da 6 mesi e ecco, il vescovo mi ha mandato in questa parrocchia dedicata a Santa Maria Assunta. La chiesa risale al 1700, anche se era presente un luogo di culto precedente. Troviamo in questa chiesa 3 navate. La navata di destra troviamo la statua di San Nicola di Bari, la statua di San Francesco di Paola e la statua di San Rocco di Montpellier. Nella navata di sinistra troviamo la statua del Sacro Cuore e di Sant'Antonio da Padova. Nel transetto, dalla parte destra, troviamo una tela di padre Angelico Zarlenga, che qui in questa parrocchia ha fatto numerose opere. Qui a Pietrabondante conserviamo il bozzetto in gesso di un crocifisso che lui fece in bronzo in America. Poi abbiamo l'ambone, cioè una formella di bronzo che rappresenta il Cristo. Sempre di Padre Angelico abbiamo sotto l'altare maggiore un mosaico che rappresenta l'agnello. Abbiamo sempre di Padre Angelico la porta del tabernacolo. E poi dalla parte opposta del transetto troviamo un'altra tela di Domenico Cirulli, un altro autore locale, che raffigura San Randisio dei Conti Borrello, anche lui questo santo originario di Pietrabondante. Il patrono San Vincenzo è festeggiato il 4 e il 5 di agosto. Il 4 agosto viene portato su da una cappella che si trova in campagna, viene portato a spalla da degli uomini forti e coraggiosi che sfidano la montagna e vengono fino su in paese. San Vincenzo è originario della Spagna, vissuto tra il 1300 e il 1400. Viene definito l'angelo dell'Apocalisse proprio per il suo tono di voce, proprio per la sua predicazione molto, molto incisiva e anche appunto per il tono della voce che era un po' come la tromba dell'Apocalisse. Sul campanile sono presenti 3 campane, la più grande che molto probabilmente sfiora i 12, forse anche 13 quintali e si sente molto lontano anche quando c'è vento, il suono viene trasportato, viene diffuso anche in linea d'aria. Abbiamo sia gruppi di catechismo per la comunione che per la cresima. Quest'anno avremo 5 comunioni, probabilmente il prossimo anno non ne avremo nemmeno una, e questo purtroppo è la realtà dei piccoli paesi di montagna. Tanti ingredienti della campagna di Pietrabondante in provincia di Isernia arrivano direttamente sulla tavola degli abitanti di questo bellissimo paese del Molise. È il momento della gastronomia.
Dopo una bella passeggiata nell'area archeologica, eccoci qua a 2 chilometri in questa piccola realtà pietrabondante, la Taverna dei Sanniti. Vi volevo illustrare qualche piatto che noi riusciamo a fare, iniziando dall'antipasto con del bel prosciutto locale, salsiccia, salsiccia di fegato e la soppressata. Sicuramente dobbiamo notare il tartufo, che il 70% in quest'area si raccoglie, e riusciamo a fare dei prodotti tipici locali. Una bella tacconella, che è una pasta fatta in casa con il cinghiale, che comunque c'è la selvaggina, ricordiamo. Abbiamo la coratella, che comunque è un piatto basato su del fegato di agnello. Sagna e fagioli, penso che non dobbiamo illustrarlo perché lo conosciamo, ma non conosciamo la qualità di questo primo. Abbiamo del farro, poi sicuramente dobbiamo illustrare i formaggi di questa zona. Abbiamo il caciocavallo di Carovilli insieme al formaggio, logicamente, di casa. Passiamo attraverso la stracciata, sempre di Carovilli, la ricottina liscia, diciamo liscia, e al tartufo per riprendere il nostro prodotto. Sicuramente dobbiamo notare la pallotta cacio e uova e il nodino di trippa, lardo e prezzemolo. Salsiccia di fegato sempre locale insieme a quella di carne. Non dobbiamo escludere l'agnello locale dei nostri verdi pascoli, insieme a questa bella bistecca di vitello. Sicuramente la testina di agnello va notata insieme a delle belle patate novelle dei nostri campi. Dobbiamo accoppiare tutto questo a del vino sempre molisano, io direi una bella tintilia. Finiamo con un bel tozzetto fatto in casa, basato sulle mandorle sgusciate. Vi aspetto in questa piccola realtà fatta di sapori. È giunto il momento di presentare il vero tesoro di Pietrabondante in provincia di Isernia, l'area archeologica con il Teatro Sannitico. Gli scavi di Pietrabondante, che si svolgono da molti anni, ci hanno dato la possibilità di comprendere che questo era un grande santuario comune a tutti i Sanniti, questa popolazione antica che abitava nella zona ora occupata dal Molise, quindi un santuario nazionale di culto pubblico, luogo di riunioni politiche, di decisioni comuni, di culti che riguardavano lo Stato sannitico, e quindi questa era la sua funzione di centro religioso e politico dello Stato e delle popolazioni del Sannio antico. Restano monumenti affascinanti, non ancora tutti scoperti, alcuni già scavati, restaurati, altri sono in corso di scavo. Il teatro certamente è il luogo più affascinante, però era in antico appunto un luogo di rappresentazioni teatrali, al tempo stesso di riunioni politiche e di funzioni religiose, tanto è vero che si trova strettamente connesso con un grande tempio alle sue spalle, dedicato, sappiamo, alla vittoria e probabilmente ad altre divinità
di grande significato ideologico come l'abbondanza, Ops Consiva, che era la divinità appunto dell'abbondanza in antico, e qualche altra divinità che ancora non siamo riusciti a identificare. Questo aspetto distingue il santuario di Pietrabondante non solo per la sua monumentalità, ma anche per il suo carattere, da una serie di santuari che si trovavano diffusi sul territorio, un po' in tutto il Molise. Gli scavi, dicevo, si stanno svolgendo da decenni e hanno consentito di mettere in luce, insieme a questo nucleo centrale, anche edifici molto particolari, come una grande residenza pubblica destinata ad ospitare sacerdoti, magistrati, che noi chiamiamo la Domus Publica, questo era il nome che in latino si dava a questi edifici, di cui non si conosceva finora un esempio concreto, anche se avevamo molte informazioni dagli autori antichi. Dobbiamo immaginare che il sommo sacerdote e anche il sommo magistrato, e sappiamo che si chiamava Medic Stuticus, risiedevano in questo edificio che è appunto in corso di scavo, non lontano dal teatro, proprio annesso al santuario. Gli scavi si svolgono naturalmente nella stagione estiva, con la partecipazione anche di molti giovani, studenti universitari, italiani e stranieri, e anche un'esperienza di conoscenza di una regione molto particolare, molto affascinante per tanti aspetti, non solo quelli storici e monumentali, ma anche per i caratteri naturali, per il paesaggio. Ecco, basta guardarsi intorno qui e vedere come questa posizione del santuario sia dominante su tutto il Molise, e questo rende anche ragione del perché questa località fu scelta appunto come fulcro della religiosità italica. Il Teatro Sannitico di Pietrabondante in provincia di Isernia è anche il luogo ideale per il Sannita Teatro Festival. Andiamo ad incontrare il direttore artistico. Sono qui al Teatro Sannita di Pietrabondante e sono anche il direttore artistico delle stagioni teatrali 38, per dire, sono quasi 40 anni fra poco. In questo teatro ci è passata tutta l'arte italiana, dai più famosi ai più portatori d'acqua, però qui sono cresciuti anche degli attori che sono venuti 30 anni fa, che adesso spopolano. La gente naturalmente segue, e se vogliamo è un faro per il Molise, che non ha tanti teatri, ne ha tre antichi, però siamo sempre lì, ma quello che per continuità è il migliore. Stiamo preparando la nuova stagione di quest'anno, che dovrebbe andare dal 7 di agosto al 16 di agosto. Saranno 4-5 spettacoli. Per esempio, noi cominceremo con Sebastiano Somma, Orso Maria Guerrini, Nel giorno della civetta di Sciascia, poi faremo Lello Arena, che fa Capitan Fracassa, c'ha 13 attori dietro,
Poi avremo anche un po' di arte varia quest'anno, faremo il 15 agosto sotto le stelle con un concertino, una signora che farà monologo e poi un comico nazionale che ancora ne abbiamo 3-4, li stiamo vedendo. Da 3 anni ormai che l'orario dei spettacoli è stato spostato dalle 9 di sera alle 7:30. Poi durante anche d'inverno ci sono sempre cosine che riguardano lo spettacolo oppure i balli, le cose, cioè l'orchestra, c'è sempre qualche cosa. Dunque io direi diamoci un bel appuntamento per il 7 che ci sarà Sebastiano Somma con il giorno della civetta e invece il 16 ci sarà Lello Arena con il Capitan Fracassa. Arrivederci, speriamo. Ascoltiamo il dialetto di Pietrabondante in provincia di Isernia. Tavania pretavniante perché è un paese che si scopre sempre. Ogni stagione è una stagione bella. D'inverno fa mille richiami d'argento. È bella, piena di neve, sa che ammanda che nasconde tutte le cose. D'estate è piena di colore, colore è piena di verde, di gente. E il vento può fare sempre il padrone. E poi ci sta di tutto, natura, archeologia, ci sta proprio di tutto. Re teatro, re guerriere che ci difende da dentro alla chiazza. Venite a Pretavniante, perché è un paese bello. Pietrabondante in provincia di Isernia con la sua bella area archeologica vi aspetta come vi aspettano tutti i borghi d'Italia che vanno gustati non solo con gli occhi ma anche e soprattutto con il cuore. Per rivedere tutte le puntate, per scoprire le ricette di borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Viva l'Italia, viva il Molise, viva Pietrabondante e ciao!